Barbara, come sempre, apriamo subito la puntata con l'oroscopo musicale. Oggi l'amica Silvia ha voluto ricordare un presentatore, un paroliere, comunque è stato definito in tantissimi modi, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Stiamo parlando di Paolo Limiti. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del toro nasceva un paroliere, conduttore, autore e produttore televisivo italiano. A Milano nel 1940 nasceva Paolo Limiti. Il padre era un procuratore della Pirelli. Paolo Limiti visse l'infanzia e l'adolescenza a Torino, dove si diplomò nel 1961 all'Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogrado. E nel 1964 esordì come paroliere grazie a Yula De Palma, della quale era un ammiratore. Le inviò infatti il testo di tre canzoni che la cantante apprezzò, però ne incise solamente una, dal titolo Mille ragazzi fa. L'anno successivo Paolo Limiti scrisse Bionda Bionda per Maria Doris. Dopo aver lavorato come creativo pubblicitario in alcune aziende, nel 68, per intuizione di Luciano Rispoli, iniziò la collaborazione con la Rai come autore e regista. Il suo primo programma Rai fu La Maga Merlini con Elsa Merlini e successivamente come regista radiofonico Cantanti all'Inferno con Enrico Montesano e Il Maestro e Margherita con Alberto Lionello. Scrisse anche brani per la grande Mina come Bugiardo e Incosciente, La Voce del Silenzio, Sacum di Sacum da, Ballata d'Autunno, Un'ombra, Eccomi, diventando dei grandi capolavori. Nel 1970 iniziò la grande collaborazione con Mike Bongiorno per la realizzazione di trasmissioni televisive come autore, fra le quali spicca Rischia tutto. Successivamente iniziarono le collaborazioni con grandi cantanti, sia italiani che stranieri, come Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Donovan, Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Demis Rousseau, Mia Martini, Albano e Romina Power e Giovanna. Con l'inizio della televisione commerciale divenne autore e produttore di molti programmi televisivi, tra i quali La Parola d'Oro e Telemenù con Vilma De Angelis, Il Musicuore con Betty Curtis e Giovanna e Luci di Mezzanotte con Gianfranco Funari. Nel 1977 fu nominato direttore del palinsesto di Tele Monte Carlo, dove lavorò come produttore. Divenne anche autore per Rete 4 del telequiz Un milione al secondo con Pippo Baudo e produttore dello show Mama non Mama con Marco Predolin e Ramona Dell'Abate. E nel 1992 condusse da Hollywood un documentario sulla storia di Marilyn Monroe. E in seguito la fortunatissima trasmissione Viva Mina, dedicata appunto a Mina. Dopo questo grande spettacolo, la Rai gli fa realizzare altri speciali su numerosi personaggi dello spettacolo, come Lucio Battisti, Dalida, Vando Siris, Milli, Giulio Iglesias, Gina Lollobrigida, Maria Callas e Claudio Villa. Nonché amico di personaggi famosi come Jane Russell, John Collins ed Esther Williams. Adesso una citazione di Paolo Limiti.
La musica leggera è lo specchio più immediato e più reale di quello che è il paese. Tutto il resto che noi vediamo è in genere una realtà filtrata dalla cultura, ma non è la realtà dei fatti. È la musica leggera, la musica popolare, la musica di protesta a rappresentare i sentimenti della gente. Nell'agosto del 2016, durante una vacanza, gli fu diagnosticato un tumore al cervello. Paolo Limiti muore il 27 giugno del 2017 a 77 anni nella sua casa di Milano. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!